Lexus la casa ridente la immobiliare, 92. Vediamo ancora la successiva impresa che era la Monte Edison, la Sviluppo Linate, scusate. La Sviluppo Linate ha una particolarità e per noi è importante ai fini del processo, perché la Sviluppo Linate fino al 90 era detenuta al 100% dalla Monte Edison, ma successivamente, come potete vedere, era detenuto da Bonifaci. Ciò cosa vuol dire? Che c'è stato appunto un cambio, una cessione dal gruppo Monte Edison a Bonifaci. Da ultimo ancora, ci sono state ulteriori variazioni, perché prima, vi ricordate, per alcuni mesi Bonifaci l'ha comprata al 100%, alla fine, al 24/10/90, proprio perché si doveva fare quell'operazione che voi sapete meglio di me, che comunque ricorderemo successivamente, è stata presa una quota alla Monte Edison e il 99% delle altre quote sono state date alla Impedil, ma compegno per la Monte Edison. Andiamo avanti. La Escarbot è importante per una ragione, perché vi ricordate, come andremo a vedere, la Escarbot era una società detenuta da Ferruzzi, Varasi e Cabassi, che attraverso il sistema Berlinia è stata utilizzata per effettuare dei pagamenti, e perché Cusani riferisce che in relazione a questa operazione lui ha dato del denaro sul conto Poseidon. Andiamo avanti. La Edilcomp, voi vedete, fa parte di quelle imprese che prima era di Bonifaci e poi è stato ceduta alla Monte Edison in quel complesso di compravendita. Infatti voi vedrete che fino al 28 novembre del 90 è di Negle e Amoretti, ma Negle e Amoretti altro non sono che due fiduciari di Bonifaci. Dal 28/11/90 passa completamente alla Simmont e da per essa alla Monte Edison. La MEC è importante perché è quella società che utilizzeranno i protagonisti di questa vicenda per fare alcune fatture fasulle. E allora è importante sapere che la MEC è al 100% posseduta dalla Monte Edison. Anche l'ENI è una società che entra in questo processo e c'entra nella sua duplice posizione. Prima del luglio 92 e dopo il luglio 92. Perché? Perché nel luglio 92 la società diventa una società per azioni. Quindi fino al luglio 92 voi vedete che l'ENI ha delle subholding, SNAM, SNAM Progetti, Nuovo Pignone, AGIP ed Enichem, ma è detenuta al 100% attraverso dallo Stato. Mentre dal luglio 92 voi vedete che la Monte Edison, che l'ENI è detenuta al 100% dal Ministero del Tesoro e diventa una SPA. Andiamo. A proposito dell'ENI, mi preme sin da questo momento chiarire perché ne parliamo dell'ENI anche, oltre che della Monte Edison, perché non c'è un capo di imputazione dell'ENI, ma l'ENI è importante perché c'è Cagliari. Cagliari è l'interfaccia di Gardini, di Cusani e di quant'altro in questa vicenda. E Cagliari ha detto, attenzione, poi vedete nell'udienza dell'1/2/94, Cagliari sono state prodotte le dichiarazioni che Cagliari ha reso in istruttoria, e sul finanziamento occulti dell'ENI Cagliari ha detto espressamente che all'ENI esisteva, anzi preesisteva a sé, un sistema di finanziamento ai partiti in modo difforme da quando prevedeva la legge. Allora diciamo subito che l'ENI è non soltanto un soggetto dello Stato, un ente dello Stato, ma è anche un ente utilizzato per il sistema dei partiti. Andiamo avanti. Abbiamo detto l'ENI, anche l'Enimont è una impresa che ci interessa nel nostro processo. L'Enimont, voi avete visto sulla base delle varie dichiarazioni di documentazione prodotta, era il 40% andato alla Monte Edison, il 40% è andato all'ENI, per l'ulteriore 20% è rimasto flottante e attraverso Mediobanc, Goldman Sachs e Morgan Stanley è stato messo sul mercato. Di questo 20%, per come andremo a vedere successivamente, ci accorgeremo che è un mercato un po' anomalo, perché l'azionariato diffuso ha solo avuto l'8,37%, mentre tutto il resto è stato rastrellato dalla cordata cosiddetta Gardini. Per ciò che riguarda il gruppo Bonifaci, le ditte che maggiormente sono interessate alla questione sono la Impedil, la Italbia, la Plexus, la Edilcomp, la CIE, la SIDER. Di essi non vi faccio perdere tempo e quindi non vi spiego uno per uno
quel che sono le varie slide di presentazione di quali sono i soci, nella parte scritta li troverete. Per cui io direi di passare immediatamente alla successiva posizione, cioè ai successivi protagonisti, che erano gli imprenditori, abbiamo detto. Allora vediamo quali sono gli imprenditori che ci interessano nella discussione di questa vicenda. Gli imprenditori sono stati parecchi quelli che hanno girato qui, ma fondamentalmente Gardini, Sama, Garofano, Cagliari e Bonifaci. Questi sono gli imprenditori su cui è ruotata la vicenda. Prima di andare oltre, allora vorrei perdere un po' di tempo per illustrare, non sulla base di ciò che penso io, ma sulla base di ciò che processualmente si è verificato, per illustrare chi sono questi imprenditori. Certo, su chi è una persona si possono dare 3.000 sfaccettature. Noi possiamo dare soltanto una sfaccettatura di tipo processuale. Allora vi propongo una ricostruzione di chi sono questi imprenditori nella vicenda processuale, solo ed esclusivamente sulla base di ciò che è stato detto da qualcuno su di essi in aula o sui documenti che sono stati prodotti in aula. Per cui dire chi era Gardini, noi ci dobbiamo limitare a quel che voi e che abbiamo nelle 7.000 pagine dei verbali d'udienza. E certamente, in via preliminare volevo fare presente un'altra cosa. D'ora in poi mi avvarrò nella esposizione di schermi in cui vengono riprodotti le dichiarazioni essenziali delle persone su quell'oggetto del discorso. In questo caso chi è Gardini? Allora vedrete che si parla di chi è Gardini a secondo di cosa ha detto Garofano, chi è Gardini. Siccome ciò che sta scritto lì può non essere vero, posso essermelo inventato io, e siccome dobbiamo attenerci esattamente a ciò che processualmente si è verificato in aula, allora nella parte superiore ho indicato esattamente le udienze in cui Garofano è venuto qui a dire quelle cose. Non solo, ho indicato le pagine dell'udienza, perché sono 7.000 pagine e a ricercarle uno per uno può essere notevole, le pagine su cui sono state fatte le trascrizioni dibattimentali. Non solo, ho fatto una cosa in più, nel senso che in relazione a chi è Gardini, secondo le dichiarazioni di Garofano, ho indicato anche la pagina del fascicolo dell'udienza in cui è indicata quella parola, sicché non vorrei essere accusato di aver fatto una glossatura, per cui andando a riprendere quella pagina si può vedere esattamente cosa c'era scritto prima e cosa c'era scritto dopo, e quindi se esattamente sono quelle dichiarazioni. E comunque, ciò premesso, voi vedete, noi stiamo parlando degli imprenditori, stiamo dicendo, cercando di dire chi è Gardini. Garofano su Gardini ha detto che esisteva una differenza profonda tra la struttura organizzativa formale e chi invece faceva delle informalità la regola, e che sicuramente ha prevalso nel tempo la struttura informale. Quindi abbiamo già detto un primo concetto: nel gruppo Gardini non state a guardare tanto la struttura organizzativa formale, quel che sono il direttore generale, il comitato degli azionisti e quant'altro. Dovete guardare in concreto chi aveva il potere per operare. Questo ci dice Garofano. Andiamo avanti. Anche Sama ha detto qualcosa di Gardini, in particolare ha riferito che egli aveva una voglia, intravedeva la possibilità di diventare uno dei più grossi imprenditori italiani. Questa frase, ricordo, è stata la prima frase che Sama mi ha detta quando è venuto nel mio ufficio. E quindi ha detto, Gardini è ormai, la sua mente, la sua attività era tutta tesa a diventare un grosso imprenditore italiano e voleva diventarlo a tutti i costi. È venuto qui Guido Rossi, che è l'amministratore di Montedison, il nuovo amministratore di Montedison e anche della Ferruzzi Finanziaria. E allora vediamo cosa egli ha riferito in particolare sulla posizione di Gardini. Egli ha detto che Gardini ha svolto questa attività per una serie di tempo notevole, ha detto che lui personalmente ha potuto riscontrare una perdita di 435 miliardi a livello di bilancio consolidati, ha detto che si è cercato di coprire questa perdita. Noi di questo falso in bilancio non dobbiamo discutere in questa sede, per cui non vi annoio su ciò che è questa situazione di 435 miliardi.
Sernia, vi propongo le dichiarazioni di Sernia per individuare il personaggio Gardini, perché poi alla fine sono i due personaggi, i due galli che nel pollaio si sono contrapposti. Sono coloro che principalmente erano portatori una dell'idea opposta dell'altra. Quindi cosa dice Sernia? Sernia critica il ruolo di Gardini. Addirittura dice, pagina 3540 dell'udienza, dice: Gardini non aveva capito niente della strategia della chimica. Non aveva capito che l'Italia stava perdendo un'occasione terribile. Ha detto che aveva presentato, aveva frequentato Gardini soltanto all'inizio, ma si era reso conto che non c'era niente da fare per nessuno. Ha anche descritto Gardini in un duplice modo. Uno, nel senso che ha cercato di comprarlo, dice Sernia. Sernia dice a un certo punto: Gardini voleva comprarmi in qualche modo perché mi disse non dovevo preoccuparmi più di niente, che per me ci sarebbe stata un'ottima posizione all'interno del gruppo. In sostanza, secondo Sernia, Gardini è uno sceneggiatore notevole. Chi è Sama? L'altro imprenditore importante in questa vicenda, ce l'ha già riferito lui. Lui ci ha detto di aver iniziato la propria attività professionale nel 86-87, ci ha detto che nel febbraio 90 è stato nominato consigliere dell'Enimon, ci ha detto che nel dicembre 90 è diventato amministratore delegato dell'Enimon, ci ha detto che nell'agosto 91 ha assunto la leadership del gruppo. Sono importanti queste date, perché servono per individuare che, come vedete, i reati che contestiamo sono tutti reati contestati e accusati in concorso con Sama nel suo ruolo specifico. Vediamo allora, specifico di amministratore, vediamo allora chi è Sama secondo le valutazioni di Magnani. Vedete, noi possiamo dare, ognuno di noi può avere un'idea su chi è o chi non è un personaggio. Certo è che dal punto di vista processuale noi non possiamo non attenerci a ciò che in processo le parti hanno detto in relazione a quel soggetto. E allora vediamo, allora, Magnani, tutto sembra che avvenisse realmente fuori da ciò che erano gli organismi istituzionali. Ma chi ci stava fuori? Fuori, secondo me, c'era un'oligarchia che effettivamente comandava e gestiva il gruppo, e questa oligarchia era composta da Sama, da Tusani, da Colombo e da Bisignani. Io a Bisignani avrei attribuito un ruolo minore all'epoca, oggi col senno di poi gli attribuisco un ruolo uguale agli altri. E qual è il ruolo che ha attribuito, proprio perché lei ha vissuto dall'interno questa situazione, a Cusani, visto che l'ha messo nella oligarchia? Cusani viene definito un consulente, io nelle mie deposizioni l'ho definito un quasi amministratore, per la sua presenza continua, assidua, e per l'assistenza di forte peso che lui ha sempre dato a Sama, non soltanto dopo l'uscita di Garofano, dove indubbiamente il peso di Cusani è aumentato enormemente all'interno di questo gruppo, ma anche, direi, dal divorzio Gardini in poi. Quindi lei ha detto: noi ci riunivamo negli incontri ufficiali, nei organismi istituzionali, e qui era Sama quindi che veniva a fare le sue relazioni, a proporre le sue idee in ordine allo sviluppo della società. Erano farina del suo sacco o di qualche altro sacco? A mio avviso non erano farina del suo sacco, erano lunghi monologhi. Erano lunghi monologhi, e queste riunioni, a mio avviso, dal punto di vista dei motivi per cui si fanno le riunioni si fanno per discutere dei problemi e non per ascoltare dei monologhi, sempre più inutili. E chi è quindi, chi ci stava dietro a Sama? Come? Chi ci stava allora dietro a Sama a dirigere le file? Secondo me la squadra che ho nominato prima. E cioè? Cioè Cusani, Colombo e Bisignani. Gli stessi che poi ebbero i contatti con la Goldman Sachs, con Cragnotti, con Gardini, con la Citibank, non so con chi altro, perché non ho mai partecipato a nessuna di queste riunioni, per l'operazione in alternativa a quella di Mediobanca. Ecco, quindi chi... Possiamo mandarlo in onda tutto il processo da capo? Mandiamo in onda. Limitiamoci agli estratti, se no... Prego? Limitiamoci agli estratti. No, va bene.
Questo ha dichiarato Magnani di Sama. Ed è il ruolo di Sama e di Bisignani. Ripeto, possono piacere o non piacere queste dichiarazioni, ma queste sono le dichiarazioni rese in udienza. O si portano delle dichiarazioni contrarie o delle prove contrarie, o queste sono le prove d'udienza. Sì, sono anche il nostro controesame, però. Allora lei le dice tutto e poi le dice una avvocato, parte. Faccia però come vuole. Sì, perché, avvocato, nelle requisitorie ognuno cerca di sviluppare il suo discorso. Poi lei farà tutto lo sviluppo contrario. Va bene, d'accordo, sono d'accordo. Se mi diceva che potevo fare accusa e difesa, lo facevo. Ma questa glielo lascia lei, se vuole. No, ma non dubiti. Se vuole. Non abbiamo l'apparecchio noi, come faccio? Te l'ho presto io. L'Olivetti. Dicevamo chi è Sama. Vediamo dall'esame processuale chi è Garofano. Mi ha parlato di Garofano innanzitutto Michetti. È importante capire chi è Garofano, perché Garofano è stato interrogato parecchie volte e è indubbiamente avvolgente il suo discorso, ci sa portare per ore, poi quando si tratta, io mi sono accorto quando sono andato a fare il sunto, in tre righe si possono fare, però al di là del modo avvolgente, interessante, resta il fatto che Garofano, secondo le dichiarazioni di Michetti e secondo ciò che ha prodotto Michetti e che abbiamo prodotto noi in aula, è anche lui stato interessato al fenomeno della tangente, sicuramente per la tangente della Valdivia, vi ricordate quanto il denaro che va a finire a Baruppi. Anche Garofano ha precisato, ed è questo importante ai fini della costruzione del reato, di essere stato amministratore delegato della Ferruzzi Finanziari nel settembre 88, ha precisato che sempre dal settembre 88 è stato vicepresidente della Ferruzzi Agricola Finanziaria, che dal giugno 89 è stato vicepresidente della Monte Edison, che dal novembre 90 è stato presidente della Monte Edison, che dal novembre 92 finalmente si è dimesso. Quindi rientra perfettamente in quel ruolo. Garofano ha ammesso anche lui, tutto sommato, di aver effettuato i versamenti, lui dice alla DC Lombardo, e sicuramente ha ammesso di averli dati sia a Prata sia a Frigerio. Quindi è persona perfettamente introdotta nel sistema e dell'impresa e di quel rapporto con il mondo politico particolare, che è quello delle dazioni di denaro. Andiamo avanti. Dopo Garofano, anche Garuffi, abbiamo cercato di capire chi era Garofano, ma voi ricordate che Garuffi si è avvalso della facoltà di non rispondere, è un processo che non riguarda questi casi, per cui è inutile che ne discutiamo. A dire la verità, per capire chi è Garofano, non ci possiamo non solo limitare alle sue dichiarazioni o alle mancate dichiarazioni di Baruffi, perché va la prova provata che Garofano è persona introdotta nel sistema. Ve lo ricordate questa fattura Valdivia? La fattura Valdivia prodotta e acquisita in dibattimento, vi è la prova che le dichiarazioni di Michetti sul punto sono vere, cioè Garofano ha versato $480,000 alla Valdivia Limited e la Valdivia Limited è la società che Garofano stesso e Michetti stessi hanno detto essere stato utilizzato da Baruffi per ricevere il denaro frutto dell'illecito finanziamento nei suoi confronti. Ad abbondanza, ma non è soltanto una fattura, ma abbiamo prodotto, come vi ricorderete, anche il bonifico bancario, da cui si evidenzia che dalla società del gruppo Monte Edison International NV è stato trasmesso un bonifico bancario proprio alla Valdivia Limited di Londra. E abbiamo altre, le fatture sono state due, perché i pagamenti sono stati due, vedete anche la seconda fattura, vedete anche il secondo pagamento. Quindi diciamo che Garofano è un soggetto, un imprenditore che aveva quelle particolari qualifiche di amministratore, di legale rappresentante della Monte Edison e della Ferruzzi Finanziaria, che però ha avuto anche il compito di pagare denaro al sistema dei partiti, e vi è la prova provata, documentale, che ciò è avvenuto. Ecco, quando noi dicevamo, attenzione, noi non ci limiteremo alle solite chiamate in correità. Se qualcuno dice qualcosa, cercheremo di proporre il documento per cui possiamo affermare che ciò che ha detto è vero o non è vero. Laddove non possiamo produrre il documento, comunque una dichiarazione di conforto, comunque un ulteriore elemento di conforto. Vi è poi la posizione di Cagliari.
Io l'ho messo fra gli imprenditori perché, anche se impresa pubblica, comunque lui esercitava un ruolo di imprenditore. Di Cagliari se ne ha parlato innanzitutto Craxi, se ricordate bene, laddove ha detto, vedete Craxi nell'udienza del 17-12-93, da pagina 2357 a pagina 2467, ha parlato lungamente, ha spiegato tante cose, noi riprenderemo le dichiarazioni di Craxi molte volte in questa requisitoria, evidentemente riprenderemo quei passi che di volta in volta sono rilevanti ai fini del capitolo su cui stiamo discorrendo. Craxi su Cagliari ha riferito che è andato da lui Cagliari e gli ha riferito che vi era un'aggressione di Gardini nei confronti della parte pubblica. Cioè Cagliari è andato da Craxi, riferisce Craxi, è andato da Craxi a protestare perché nell'Eni si vedevano scoraggiate le sue iniziative. È importante questi passaggi perché dobbiamo accertare se poi Gardini in questa storia è stata la vittima o colui che non ha rispettato i patti o colui che poi ha comprato il sistema. E allora cominciamo da un primo punto fermo. Le prime persone che discorrono della situazione dicono che è Gardini che fa un'aggressione. Ha anche ammesso Craxi, ed è importante questa ammissione perché riscontra l'altra ammissione che avete sentito prima aver fatto Cagliari quando si parlava delle società Eni, ha anche ammesso Craxi che l'Eni era una di quelle imprese che poi finanziava i partiti e quindi anche l'amministrazione del PSI. A pagina 2444 Craxi è stato categorico. Quando si dice che Craxi non ha detto nulla o ha detto poco, andremo a vedere punto per punto nel contesto generale delle sue dichiarazioni quante dichiarazioni importanti ai fini della ricostruzione dell'intera vicenda. Grazie. Grotti, a pagina 1357 dell'udienza dibattimentale, ha qualificato Cagliari uno del PSI. Non, attenzione, Grotti è il consigliere della giunta esecutiva dell'Enimo, stava all'interno dell'Eni, dell'Eni, quindi lavorava a spalla con Cagliari. Non gli è venuto in mente di dire Cagliari era il mio collega superiore, era uno del PSI. Andiamo avanti. Locatelli è importante perché Locatelli è stato, vedremo successivamente quando parleremo del closing dell'OPS, che Locatelli è stato il fiduciario di Cagliari. Lui si è dichiarato così, le prove sono in tal senso, cioè colui che ha gestito per conto di Cagliari una serie di attività ed in particolare ha gestito anche le sue attività occulte di Cagliari, è stato cioè la cassaforte di Cagliari nel ricevimento anche delle tangenti che Cagliari riceveva. E Locatelli ha ammesso questo naturalmente. Pacini Battaglia, che è un soggetto importante ai fini della ricostruzione dell'intera vicenda perché è uno di quei gli intermediari che sono in mezzo e che si hanno fatto da cuscinetto fra sistema dei partiti e sistema delle imprese. Bene, Pacini Battaglia nel parlare di Cagliari, a cui pure è stato chiesto qual era la situazione, ha riferito che è stato il suo amico Silvano Radini ad avergli presentato Cagliari e che Cagliari gli ha detto a Pacini: attenzione Pacini, il PSI ha bisogno di soldi, bisogna aiutarlo, mi chiede di creare dei fondi. Ecco quindi che il ruolo di Cagliari si sta delineando processualmente, non solo come il legale rappresentante dell'Eni, ma anche come colui che si deve, essendo un uomo del PSI, come dice Grotti, colui che si deve occupare dei bisogni economici del PSI. Ed ecco allora, dice Pacini, che interviene presso la Saichem, la SNAM Progetti, la Nuova Opinione, affinché potesse consegnare denaro a Balsamo e Cidaristi, rispettivamente segretari amministrativi e politici. Segretario amministrativo della DC e del PSI. Pacini Battaglia di la verità dice qualcosa in più, dice che lui proprio in seguito a queste raccomandazioni e più in generale al mandato ricevuto da Balsamo nel periodo 89-92, solo nel periodo 89-92 lui ha ammesso in udienza di aver consegnato e fatto da tramite per 57 miliardi dall'Eni al partito e per 22 miliardi da società private al partito, sempre del PSI. Poi ha ammesso di aver dato 6 miliardi e mezzo dall'Eni
alla DC. E sono questi, quindi, dichiarazioni che rendono fortemente credibili Facini Battaglia quanto afferma ciò che ha da affermare. Andiamo avanti. Vi ricordate, Cagliari, abbiamo prodotto nell'udienza dell'1-2-94 diversi provvedimenti, diversi interrogatori, e ciò perché egli è stato non essendo egli più in vita, è stato possibile produrre le dichiarazioni da lui rese in istruttoria. Ebbene, Cagliari in istruttoria ha sostanzialmente ammesso i fatti. Ha ammesso di essere stato indirizzato da Balsamo e ha ammesso che ha svolto un ruolo fiduciario per conto del partito, ha ammesso di aver fatto pervenire del denaro al partito. Allora, quindi, ricapitolando, Cagliari era il legale rappresentante dell'ENI che, su indicazione di Balsamo, che innanzitutto era considerato uomo vicino al PSI, su indicazione di Balsamo e di Craxi, si è interessato a far pervenire denaro al PSI attraverso strutture dell'ENI, intermediando questo lavoro attraverso Facini Battaglia. Queste dichiarazioni quindi non sono dichiarazioni frutto di una mia dichiarazione, ma la ricostruzione esatta di ciò che è avvenuto in udienza. Bonifaci, abbiamo visto che è quell'imprenditore che ha compravenduto circa 1.000 miliardi tra immobili che ha venduto e immobili che ha acquistato dalla Montedison, e la sua posizione è fortemente importante, perché con la sua posizione noi andremo a vedere come si sono formate le provviste extra bilancio per pagare le tangenti. Vediamo allora la posizione degli intermediari, che è l'altra posizione, l'altra squadra, gli altri protagonisti della vicenda. Io ritengo che tra i tanti intermediari intervenuti, innanzitutto ho fatto una distinzione tra intermediari coprotagonisti e faccendieri. Faccendieri, ho detto, sono quelle persone che interfacciano il sistema dei partiti con il sistema delle imprese. Intermediari sono coloro che coadiuvano il sistema dell'impresa a realizzare i fondi illeciti, ovvero a portare la bisaccia con i soldi ai politici o agli intermediari. Ecco la differenza, ai faccendieri, ecco la differenza appunto tra intermediari e faccendieri. Indubbiamente, credo tutti converranno con me che il ruolo di intermediario principale è stato svolto proprio da Berlini. Allora, sul ruolo di Berlini, credo che è opportuno soffermarci un attimo in più, perché molte volte si è parlato di lui e non si può riassumere in poche parole il suo ruolo, se non suddividendolo in una serie di sottoruoli. Berlini aveva una sua propria attività professionale, lecita e illecita, andremo a vedere. Sicuramente ha creato una propria struttura, e sicuramente questa struttura è stata utilizzata anche per gestire dei fondi extra bilancio con i sistemi dei back to back, ma non solo per realizzare questi fondi extra bilancio, quanto anche per pagare delle tangenti. Allora, chi è Berlini? Ce lo dice lui stesso chi è. Berlini è stato interrogato 3 volte, nel novembre del 93, nel gennaio del 94, nel marzo del 94. E lì ci ha raccontato sostanzialmente di essere stato un fiduciario di Serafino Ferruzzi e poi della famiglia Ferruzzi, che per suo conto ha gestito la cassa extra bilancio, che successivamente alla sua morte è diventato fiduciario di Gardini e che le istruzioni riceveva essenzialmente da Gardini, ma anche da altri soggetti indicati di volta in volta da Gardini, o meglio, di cui Gardini di volta in volta dava il benestare a poter dare istruzioni. E tra questi soggetti ha indicato prima Garofano, adesso Panzavolta, Picco, Magnani, Venturi e Cragnotti. È importante questa ricostruzione, perché noi vedremo che tante volte Berlini riferisce, le altre parti riferiscono, che le istruzioni non sono state date direttamente da Gardini. Ciò non vuol dire nulla, perché Berlini intanto riceveva e accettava istruzioni dai vari Picco, Magnani, Venturi, Cragnotti, in quanto aveva l'avallo di Gardini. E allora vediamo un attimo la struttura del sistema Berlini. Sulla struttura del sistema Berlini vedete che ne ha parlato innanzitutto lui,
dicendoci che ha realizzato un insieme di società offshore per poter organizzare in modo riservato la contabilità della famiglia, del gruppo e delle altre società del gruppo, tipo quello di Panzamore. Ci ha parlato di società offshore, ci ha anche spiegato che cosa sono le società offshore, ci ha detto in particolare che sono società che esistono in varie parti del mondo dove c'è una legislazione agevolata per le società commerciali, ci ha indicato pressappoco che egli ha fatto riferimento ad alcuni paesi, quali Isole del Canale, Curaçao, Bahamas, Lussemburgo, British Virgin Island, Panama e Irlanda, ci ha detto appunto di aver creato in questo modo una serie notevole di società attraverso questi paesi. E in particolare, se voi ricordate, con il consenso della difesa, nell'udienza del 10 novembre 1993, Berlini ha anche presentato il riepilogo della propria struttura societaria. Io naturalmente non ve le leggo tutte, ma come potete vedere, questo documento è stato presentato nell'udienza del 15/3/1993, questo documento è in atti ed è indicato, in questo documento sono indicate tutte le società utilizzate da Berlini, tra cui vedrete vi è anche la Vesex. La Vesex è importante ai fini di pagamento di alcune tangenti che andremo a vedere. Questa è la struttura Berlini, allora, per sue dichiarazioni e per documentazione acquisita. Abbiamo detto che la struttura Berlini è stata usata per tante cose, tra cui anche la gestione di fondi extrabilancio, la creazione dei cosiddetti back to back. A dire la verità, Berlini ci ha detto che i back to back sono stati realizzati innanzitutto per pagare, sia per fare operazioni lecite, ma anche per pagare delle tangenti. Ci ha detto in particolare che sono stati utilizzati back to back per pagare la tangente Elmo. Ecco per cui è importante per noi capire come è stato creato la struttura Berlini e come è stato utilizzato il back to back. Ci ha anche spiegato Berlini che il back to back era quel particolare sistema per cui società del gruppo Montedison depositava in banca del denaro e contestualmente la stessa banca dava l'esatto importo di denaro a una società offshore del Berlini, in modo che lui potesse avere il denaro da dare in nero ai soggetti che di volta in volta lo potevano utilizzare da aggiustare la barca, a ripianare una perdita, a pagare una tangente. Abbiamo detto la utilizzazione del sistema dei back to back per pagare delle tangenti. Vediamo in concreto, Berlini, sin dalla prima udienza, ci ha riepilogato quale tangenti ha pagato con il sistema dei fondi back to back. Allora andiamo a vedere direttamente. Potrei indicarvi tutte le altre dichiarazioni, tutte le altre questioni dei fondi extrabilancio come sono stati utilizzati da Berlini, ma vi rimando alla parte scritta e invece riepilogo direttamente quelle che è stato l'utilizzo della struttura Berlini per il pagamento delle tangenti. Berlini in particolare, vedete, ha riferito di aver utilizzato la propria struttura per pagare tangenti non solo per l'Enimo, ma già all'inizio per la scalata Montedison, ha pagato le tangenti indicate da Panzavolta per le questioni della Calcestruz, ha pagato le tangenti richieste da Giuliani Ricci, ha pagato le tangenti per la questione Scarbò, ha pagato i versamenti a Bragiotti, che tanto hanno fatto arrabbiare Sama, ha pagato i versamenti a Pazzi per la Consob ed anche quelli per l'Enimo. Per ciò che riguarda le altre tangenti diverse dall'Enimo, li riepilogo solo sommariamente. Ciò che è stato acquisito come prova dibattimentale, perché evidentemente sono altre tangenti che riguarderanno altri processi, ma siccome in questo dibattimento la prova si è acquisita, solo il riepilogo ritengo doveroso sia fatto. Berlini ha innanzitutto riferito di aver pagato per conto di Gardini denaro per la scalata dell'Enimo, della Montedison, non dell'Enimo, della Montedison lontano 87, e ci ha detto che li ha pagato su indicazioni ricevute da Gardini
a un conto che ha indicato in Melli 87. Il Melli 87 noi abbiamo provato in dibattimento che è il conto in uso a Citaristi. Ecco quindi che vi è la prova che effettivamente le dichiarazioni di Berlini sono vere quando dice che sono state pagate tangenti per la scalata della Montegna. Berlini ci ha anche riferito di aver pagato tangenti a richiesta di Panzavolta per le tangenti della Calcestruzzi. In particolare, se voi ricordate, fumiamo si è riferito ora con le immagini dall'aula della seconda sezione del Tribunale Penale, dove Antonio Di Pietro sta parlando ormai da circa un'ora e mezza nella requisitoria per chiudere questo primo collegamento qui dal Palazzo di Giustizia. Come avete potuto vedere, una requisitoria molto tecnica, tecnologica, altamente tecnologica, con l'ausilio del computer che governa la grande mole di informazioni che costituiscono la requisitoria del Pubblico Ministero Antonio Di Pietro. Col Palazzo di Giustizia Rai 1 tornerà a collegarsi questo pomeriggio dalle ore 16 per seguire ancora per circa due ore, per oltre due ore, ancora Antonio Di Pietro impegnato nella sua requisitoria. E per il momento dal Palazzo di Giustizia è tutto, la linea torna ai programmi. Si occupava di un settore particolare del